stasera parleremo del mare e con noi abbiamo il direttore dell'area protetta di Punta Catalina, il dottor Antonino Miccio, che verrà intervistato dal dottor Carlo Faro. Prego. Grazie cari amici di Telestretto Arcobaleno, è con grande piacere che vi presento una persona speciale perché si occupa di un'area speciale e vorrei chiederti Antonino come si fa a tenere sotto controllo un'area così particolare come mette uno dei posti più belli del mondo, come fate tu e la tua equip a salvaguardare l'integrità e la tutela che ci ha messo famosi nel mondo? La Punta Campanella è un'area difficile, perché è un'area che è un po' come stare in trincea, non siamo in presenza di un'isola deserta del Mediterraneo, siamo in un'isola sorrentina, una pressione antropica notevolissima, è una pressione turistica notevolissima, del diporto, della pesca, quindi diciamo che è un'area marina protetta che abbisognerebbe di una, diciamo, di risorse maggiori, certo. Ciò non toglie che comunque siamo operativi sulla prima linea sulla sul. Quindi una battaglia giornaliera. È una battaglia giornaliera, un'area marina protetta anche molto grande perché sono 33 km di costa, sono 1400 ettari, quindi non stiamo parlando neanche di una zona particolarmente limitata, siamo di una zona che ha un'estensione importante. Però tutto sommato diciamo tanta attività in prospettiva di educazione ambientale nelle scuole, tantissime, e poi tanta attività di sensibilizzazione, perché senza l'apporto delle persone, dei cittadini, non ha senso tenere una marina protetta, tutti devono partecipare. È un messaggio molto importante questo, senz'altro. E come mai secondo te la nostra area è stata considerata un sito così speciale, come area speciale? Noi siamo, guarda, stranamente, non tutti lo sanno, ma la biologia sull'acqua è nata nel corso di acqua. Ed è la biologia delle grotte marine è nata in penisola sorrentina. E poi la legge, questa è una cosa che la legge che istituisce i parchi nazionali e le aree marine protette prevede che deve essere fatta prima una trafila con una valutazione di quelle che sono le caratteristiche degli habitat e in base alle caratteristiche degli habitat biologici di particolare pregio viene poi istituita un'area marina. Quindi è vero che siamo a Sorrento dove la gente viene per fare il bagno, ma sotto il mare c'è una, diciamo, una ricchezza che non, tantissimi non conoscono, tantissimi. E quindi stasera è un'altra perla per me da Film Festival, vero Antonio? Certamente, è una serata particolare perché non solo parleremo dell'area protetta, ma vedremo alcuni filmati inediti, pressoché inediti, sull'impresa che giusto 40 anni fa realizzò Enzo Maiorca proprio nelle acque di Sorrento. E abbiamo con noi anche un testimone di quei giorni che subito dopo intervisteremo, un testimone di quell'impresa che portò la penisola sorrentina in tutto il mondo. Quindi ringraziamo il dottore Miccio e buona visione a tutti. Grazie.